Buonasera a tutti. Questo è il primo appuntamento della Fondazione Agenda e abbiamo scelto di comunicare la nascita, l'esistenza e l'inizio dei lavori della Fondazione facendo una prima cosa, evitando di annunci e termini, perché ci sembra che questo debba essere oggi il modo di fare, cioè fare le cose, cominciare senza fare meline. La Fondazione Agenda, che nasce da una pianta che c'era prima, che era la Fondazione Medidea, di oggi, quando abbiamo pensato con Gianfranco Vino che fosse il momento per portare quello, diciamo, l'area, la galassia, di uno strumento di partecipazione alla discussione pubblica, di costruzione delle proposte, dei progetti e di discussione delle proposte, dei progetti politici, abbiamo poi incontrato il senatore Pisano, Giulio Angelo, che lavoravano già sulla votazione, insomma abbiamo fatto un merito. E abbiamo scelto di dare vita a una fondazione chiamata Agenda. La logica di questo nome è questa: noi pensiamo che governare un paese, proporsi di governare un paese, come nel caso della fondazione, partecipare alla discussione, alla competizione delle idee, dei progetti da offrire a chi vuole, sul piano politico, sul piano elettorale, chi vuole partecipare, comporre al governo del paese, significhi avere una visione dell'Italia e dell'Europa di domani e di dopodomani, e avere un'agenda di cose da fare, tradurre la visione in progetti politici. E noi siamo partiti proprio da questo e abbiamo scelto come prima iniziativa di partire in parte come citazione della storia di questa fondazione. L'idea era una fondazione che si occupava prevalentemente dei temi legati all'area mediterranea. Abbiamo scelto questo tema, la primavera araba, l'Europa, il risveglio arabo e gli stagni europei, in parte perché questa è l'Italia agganciata all'Europa e proiettata verso il Mediterraneo, in parte perché noi viviamo fisicamente, geograficamente, come italiani, avendo a sud questo risveglio, che l'abbiamo chiamato contraddittorio, positivo, però come leggere i liberali vincono le elezioni in Libia, ovviamente con un po' di enfasi, ma è anche un modo per rivendicare l'impegno che l'Italia ha avuto. Quindi un risveglio contraddittorio, ma che deve proiettare il nostro paese e attraverso il nostro paese l'Europa, lì dove ci sono nuovi cittadini, dove ci sono nuovi cittadini del mondo libero e ci auguriamo via via democratico, dove ci sono nuove economie con cui interagire, alle cui spalle c'è l'Africa, di cui l'Europa è dimentica, e questa è una questione politicamente molto delicata anche in prospettiva. Io credo che non c'è bisogno di essere religiosi praticanti, cristiani praticanti, per capire che il massacro dei cristiani e dei cattolici in Africa è un tema ineludibile per l'Europa, come sono stati a un certo punto i massacri nei Balcani. L'Europa vivrà o morirà se saprà avere un ruolo anche su questo. L'Europa, al di là delle radici cristiane, alla discussione sulla Costituzione europea, vivrà se saprà avere un ruolo anche rispetto al Mediterraneo del Sud prima e poi all'Africa. E poi il risveglio europeo di questi giorni è il tema in discussione. Per anni è stato un tema accademico, è stato un tema che Franco era rappresentante italiano, lo ricordo sempre, alla Convenzione europea, si è discusso, ma era un tema avulso dalla vita quotidiana dei cittadini europei. Oggi il
futuro dell'Europa, anche dal punto di vista istituzionale, è un crinale che vale per le sorti dei cittadini europei e dei cittadini italiani. Quello che noi auspichiamo, quello che noi politicamente, e che è perché si riesca a svegliare anche l'Europa e anche le istituzioni europee. E oggi come italiani lo possiamo fare forti del fatto che se l'Europa si è messa in moto, pur nella dimensione burocratica, farraginosa, lenta delle istituzioni europee, se oggi l'Europa si è messa in moto per dare alcune risposte politiche attraverso le istituzioni alla crisi che stiamo vivendo e per darle in modo solidale, è anche, forse, soprattutto perché anche l'Italia si è messa in moto. E quindi noi abbiamo scelto di iniziare il cammino di agenda proprio per una discussione che non in modo astratto, ma in modo concreto, leghi un po' i temi politici di quello che circonda il Paese. Chiudo con un elemento, una piccola cosa. L'altro ieri, per quel che riguarda l'Europa, il governatore della Banca Centrale Europea, ovviamente uno dei mali di cui siamo fieri in questo periodo, Mario Draghi, ha detto all'Europa e ai paesi che l'Europa compongono è il tempo di decisioni coraggiose, anche di decisioni inedite. Io voglio chiudere citando un economista, un grande economista italiano, Luigi Zingales, che insegna a Chicago, quindi in Berkeley, insomma in una università dove il mercato, le libertà economiche sono il fondamento dell'insegnamento. E Zingales ha lanciato una proposta che voglio rilanciare a mia volta a proposito dell'Europa e della necessità di dare segnali ai cittadini europei della volontà da parte delle istituzioni europee di affrontare la crisi. Zingales ha detto: accanto agli sforzi che stiamo facendo sul piano finanziario per definire delle regole di protezione che evitino che i paesi, anche quelli virtuosi o che si sono messi sul cammino virtuoso come l'Italia, vengano strangolati dagli interessi sul debito, evitiamo, come si sta facendo, il fallimento che potrebbe provocare catene di cui non si conoscerebbe la fine, il fallimento delle banche spagnole. Zingales ha fatto questa proposta: pensiamo di mettere operativamente in tempi rapidi in piedi una rete europea con dei fondi europei per creare un sistema di sussidio alla disoccupazione, di sostegno al reddito dei disoccupati europei, europeo, gestito centralmente dalle burocrazie europee, a qualcuno non piace perché hanno uno spending di qualità medio superiore a quello di tanti paesi, non costerebbe un'enormità. Diamo un segnale che l'Europa si fa carico delle banche, si fa carico dei debiti pubblici, ma l'Europa solidale si fa carico anche del reddito, del sostegno al reddito di quei disoccupati che inevitabilmente pagano gli oneri di riforme politiche anche drastiche necessarie per il destino dei paesi e per il destino dell'Europa. Mettiamo nella discussione, magari sarà un prossimo convegno, una prossima discussione di agenda, mettiamo questo tassello di politiche sociali europee e probabilmente anche a normative vigenti, diciamo, con i trattati vigenti sarebbe possibile implementarlo. Credo che sarebbe un segnale molto molto positivo, perché l'Europa, e tutto, il risveglio arabo è stato un risveglio nato in mille modi, con mille contraddizioni, ma dalla volontà, l'abbiamo detto, un'enfasi retorica dei giovani, delle donne che volevano diventare protagonisti, l'Europa per ripartire e rinascere ha bisogno del consenso delle popolazioni dei paesi europei. Questo potrebbe essere tra i tanti un messaggio di fiducia, di speranza e di fattiva solidarietà a livello europeo. Quindi io chiudo qui e direi che possiamo cominciare subito.
prima di cominciare con le relazioni introduttive di Alessandra Pallotelli, del Capozzanello, che hanno preparato due paper, diciamo, sponda sud del Mediterraneo e Europa, diamo la parola per un saluto alla rappresentante della situazione. Adela, grazie. Adenauer è molto onorata di essere qui presente al battesimo della Fondazione Agenda e abbiamo avuto una stretta collaborazione con il Presidente Fini e con il suo team del passaggio. Speriamo che sia ancora più sereno e fruttuoso anche nel futuro. Professor Hans-Kettering è il Presidente della nostra Fondazione, a lui avrebbe fatto tanto piacere essere qui presente con voi, ma purtroppo non è potuto venire perché ha altri impegni, però lui vi saluta calorosamente con queste parole. E credo, Presidente Fini, gentili signore e signori, la Fondazione Agenda Le Cose da Fare mi ha invitato a seguire il suo primo convegno pubblico intitolato Il risparmio europeo e il fermento arabo. Fortunatamente impegni istituzionali a Bruxelles e a Berlino non mi permettono di essere presente, colgo tuttavia l'occasione per inviare un breve saluto. Da più di 20 anni i popoli dell'ex area comunista dell'Europa lottano per la propria libertà e dignità e sono stati fautori di cambiamenti epocali per tutta l'Europa. Oggi in molti paesi le popolazioni del mondo arabo stanno facendo lo stesso, mettendo a rischio ogni cosa nella lotta contro l'ingiustizia, l'oppressione e la negazione della libertà. Noi, la Fondazione Konrad Adenauer, la Germania e l'Unione Europea siamo loro vicini nell'arduo cammino verso la libertà e la dignità umana, verso la democrazia e lo Stato di diritto. Mi congratulo con lei, Presidente Fini, e con i suoi collaboratori della Fondazione Agenda per aver selezionato un tema così attuale e avvincente, nonché per la scelta degli eminenti relatori. Grazie a lei e alla sua nuova fondazione possiamo vedere chiaramente quanto la società civile sia attiva in Italia. La società civile ricopre un ruolo decisivo sia nella costruzione della democrazia, ambito in cui ci impegniamo nei paesi arabi, sia nella ricezione della democrazia, tema su cui le diverse società in Europa pongono l'accento. La democrazia richiede chiarezza ed anche scambi di idee e di prospettive in grado di oltrepassare i confini. Nell'area mediterranea tale dialogo riveste un ruolo particolarmente importante. Pertanto desidero porgere a lei i miei più sentiti ringraziamenti per aver voluto investire energie e condividere prospettive in questo dialogo. Porgo infine i miei auguri per l'esito del convegno e auguro a tutti voi un proficuo scambio di idee. Onorevole Hans-Kettering, già Presidente del Parlamento Europeo e Presidente della nostra Commissione. Buonasera a tutti, a me quindi spetta l'onore e l'onere di introdurre un tema tanto complesso, qual è quello della primavera araba, complesso a parte per le molteplici sfaccettature che comporta, ma anche per la vicinanza storica, quindi come le ultime notizie delle ultime ore da Tunisia, da Libia, Egitto ci mostrano, la situazione quindi è ancora in progress. Partendo con due parole sul nostro paper, vorrei ringraziare i miei colleghi quindi che hanno scritto insieme a me, Andrea Vassori, Federico Mozzi e qui presente Luca Borsonello. Nel paper abbiamo scelto di analizzare il contesto, le cause e i possibili sviluppi della primavera araba partendo da quattro casi studio che hanno quindi interessato quattro paesi diversi, importanti per differenti motivi, cominciando dalla Tunisia e dall'Egitto, che sono stati i paesi, se vogliamo, pilota di questa primavera araba, perché da lì è iniziato tutto, perché il processo di rovesciamento dei regimi si è svolto in tempi relativamente brevi e dove appunto appare che
l'esito positivo del processo della transizione democratica va per più probabile. Poi la Libia, caso particolare perché quindi, ha visto il verificarsi di una sanguinosa guerra civile e dell'intervento internazionale, quindi grazie alla risoluzione ONU e all'intervento aereo della NATO. E poi l'Arabia Saudita, quindi dove il verificarsi di proteste organizzate e di massa è stato un evento straordinario, perché parliamo di uno degli stati più conservatori al mondo, una monarchia assoluta, ma dove in realtà al di là delle promesse di apertura da parte del re, per nell'immediato futuro spiragli di democratizzazione appaiono insomma abbastanza poco probabili, ardi diciamo. Quando si parla di primavera araba, che è un termine in cui, con cui si riferisce all'insieme di proteste popolari che partendo dalla Tunisia nel dicembre del 2010 si sono propagate in tutto il Nord Africa, si scontrano due, Nord Africa, scusate, anche nel resto del mondo arabo, si scontrano due tendenze diverse, quindi la tendenza ad omologare le varie proteste sotto appunto questo unico nome di primavera araba, proprio valorizzando l'elemento culturale, religioso e linguistico che contraddistingue appunto l'arabicità, ma dall'altra parte non bisogna dimenticare le peculiarità sistemiche di ogni singolo paese coinvolto. E i risultati finora sono stati 4 rovesciamenti di regime, quindi parliamo appunto di Tunisia, Egitto, Libia, ma anche di un caso magari meno famoso all'onore delle cronache internazionali, qual è quello dello Yemen, dove la realpolitik ha prevalso, il presidente Saleh dopo 10 anni al potere ha lasciato la presidenza in cambio di un salvacondotto, diciamo, in cambio dell'immunità penale. Quindi abbiamo detto iniziato tutto dalla Tunisia, dal gesto estremo di un giovane venditore ambulante, quindi vessato dagli abusi della polizia corrotta, e poi possiamo dire che in tutti i paesi le tappe della primavera araba sono state più o meno le stesse, ovviamente considerando le dovute differenze, quindi episodi di autoimmolazione seguiti da proteste isolate, l'intervento repressivo delle forze dell'ordine, che sia polizia che sia esercito, l'espandersi delle proteste, le proteste sono poi diventate di massa e si sono sviluppate in tutte le principali città. Quindi l'Occidente è stato colto diciamo, un po' di sorpresa dal verificarsi di questi eventi. Addirittura perfino l'autorevole Economist Intelligence Unit scriveva a fine 2010, inizio 2011, testuali parole, è improbabile che gli sconvolgimenti in Tunisia scuotessino il presidente 74 anni o che scuotino il suo modello di autocrazia. Quindi, quel senno di poi, ci sembra davvero così difficile da prevedere tutti questi sconvolgimenti. In realtà, andando ad analizzare le cause, si poteva prevedere, magari non in un così breve termine, che però qualcosa sarebbe successo di qui a breve. Prendendo in prestito il ragionamento dello storico Michelet al riguardo della rivoluzione francese, possiamo dire che si è trattato di una rivoluzione paradossale della prosperità relativa di un mondo modernizzato che non sopportava più il quadro autoritario in cui l'universo mentale arabo era soffocato. Questo perché comunque il mondo arabo aveva raggiunto una tale massa critica e tasso di istruzione, di penetrazione di internet e dei nuovi media, di avanzamento economico che non potevano più essere arginati in contenitori stretti quali erano i regimi autoritari, oligarchici, gerontocratici e corrotti. Analizzando brevemente i fattori determinanti della primavera araba, e in questo modo introdurrò molto brevemente i temi che saranno trattati a seguito della conferenza da gli autorevoli relatori, possiamo dire che per quanto riguarda lo scenario politico istituzionale, quindi si trattava di regimi classificati internazionalmente come non democratici. Secondo la Freedom House nel 2010, quindi la regione MENA, Middle East e North Africa, e i 3/4 dei paesi erano classificati come non liberi. Le opposizioni erano inesistenti o comunque non avevano più un ruolo di primo piano.
dal punto di vista dell'economia in questi paesi si registravano tassi di crescita molto elevati, ad esempio l'Egitto viaggiava nella fase pre-rivolta in un tasso del 5%. E anche in quei paesi dove l'economia era abbastanza diversificata, quindi non dipendente dalla produzione e esportazione di idrocarburi, in realtà i proventi di questo sviluppo economico non erano divisi e non raggiungevano le pari stati medio-bassi della popolazione, ma appunto ruotavano intorno alle elite delle famiglie agricole. Per quanto riguarda il ruolo della religione, possiamo dire che i partiti islamisti sono stati senza dubbio dei protagonisti della fase della seconda fase di queste rivoluzioni per i paesi in cui c'è stato un rovesciamento di regime, perché essi hanno stravinto nelle elezioni del post rovesciamento di regime: i Fratelli Musulmani in Egitto, il partito Ennahda nell'assemblea costituente tunisina, e la sorpresa è stata la Libia, quindi con la vittoria dei liberali, ma anche sappiamo che il partito islamista libico si prevede insomma che i risultati non sono ancora definitivi, ma che abbia ottenuto un buon numero di seggi. Quindi l'Islam non è stato diciamo l'ideologia di riferimento nella fase attiva delle rivolte. Ovviamente è stata una componente importantissima perché proprio per il fatto che questi popoli, per la maggioranza, professano la religione islamica, e anche per il fatto che molti di questi cortei e proteste sono partiti dalle moschee successivamente alle preghiere. Ma comunque non è stata l'ideologia a cui i giovani di Piazza Tahrir e gli omologhi degli altri paesi si sono ispirati. Vorrei spendere qualche parola in più sul fattore generazionale. I paesi coinvolti dalle rivolte hanno un tasso di popolazione giovane molto alto, si parla di poco meno del 50%. Quindi questo cosa significa? Una crescita del potenziale di dinamicità della società, maggiore propensione al cambiamento. Non a caso uno degli elementi presi in considerazione per il calcolo dei vari indici di rischio paese è proprio la popolazione tra i 16 e i 25 anni. E infatti i giovani sono stati indubbiamente i protagonisti di queste rivolte. Protagonisti insieme all'uso dei nuovi media, che sono stati allo stesso tempo veicolo e concausa delle rivolte. Video dei soprusi della polizia, delle cariche contro la folla inerte, ma anche video di semplici discorsi di attivisti che incitavano quindi a unirsi alle manifestazioni sono stati pubblicati su Facebook, su YouTube, poi quindi condivisi su Facebook e su Twitter. Quindi ricordiamo che si tratta di paesi quindi con un alto tasso di penetrazione di internet. Non a caso il personaggio dell'anno del Time Magazine è stato proprio del 2001, è stato il manifestante. Manifestante nella sua accezione sia araba ma anche europea. Perché diciamo una piccola accostamento può essere fatto ai movimenti di protesta giovanile che si sono sviluppati anche in Europa e più in generale nel mondo occidentale. Devo concludere. Va bene. E non a caso il personaggio dell'anno 2010 è stato Mark Zuckerberg, il celeberrimo fondatore di Facebook, quindi proprio per a dimostrare il collegamento esistente tra giovani e utilizzo dei nuovi media. Per concludere posso dire che un'opinione personale che vedo largamente condivisa è quella di un moderato ottimismo sul risultato di queste rivolte. Sono stati rovesciati regimi che fino a qualche mese fa si pensava impossibile da rovesciare, ma è anche vero che sono molti gli elementi di incertezza, come ad esempio il ruolo ambiguo delle forze armate in Egitto,
i tribalismi e i localismi in Libia. Quindi cioè, questi popoli arabi devono molto lavorare per costruire, quindi per canalizzare questa partecipazione politica riscoperta attraverso strutture che lo permettano. Quindi c'è molto da lavorare, ma possiamo continuare ad osservare con un occhio particolare la seconda sud del Mediterraneo. Grazie. Va da sé che è difficile per una potenza, che si voglia chiamare l'Unione Europea adatta alla sua peculiare struttura, per una potenza che ha una serie di problemi intrinsechi nella sua struttura istituzionale e anche con chi sa parlare di una crisi, ciò risulta piuttosto difficile. Quindi quando il professor Ciampi mi ha chiesto di scrivere dell'autunno europeo, il mio primo istinto è stato quello di approcciarlo sotto il profilo politico e di chiedermi quali fossero le condizioni politiche all'interno dei vari stati membri e come esse potrebbero permettere il futuro presente di superare questa situazione di stallo. Dopodiché mi sono però reso conto che sono di fatto inscindibili, almeno al momento, le questioni politiche, squisitamente politiche, come la cessione di sovranità, le questioni della struttura istituzionale dell'Unione, via dicendo, dalla governance economica in Italia, dall'UEM, che adesso sta avendo una serie di problemi. Non ho intenzione di parlare della crisi, presumo che ormai purtroppo tutti sappiano che cos'è e come sia avvenuta. Vorrei parlare delle risposte alla crisi, perché esse permettono in un certo modo di comprendere se e come ci sia una risposta europea alla situazione contingente. E quindi ci sono stati sostanzialmente due momenti di riforma, uno nel corso di tutto l'ultimo anno più teso a migliorare i meccanismi già esistenti mantenendosi all'interno delle strutture, delle limitazioni poste dai trattati, sono cose come è stato nel 2011, è stato rifatto il patto di stabilità e crescita, sono stati migliorati sia i bracci correttivi, sia il braccio correttivo che il braccio preventivo, per quanto poi criticate fossero queste modifiche. E la seconda, che è la novità che mi pare più rilevante anche perché è nuovissima, è il pacchetto di proposte del Presidente del Consiglio europeo, che sono state, non direi approvate, ma comunque il Consiglio europeo di sessione del 28-29 giugno ha richiesto una più dettagliata roadmap su una possibile implementazione. Ci sono punti estremamente scottanti, non abbiamo tempo di fare un'analisi politica sulla questione, come per esempio Libia e Olanda, una questione fortissimamente sentita, come anche in Germania, è la questione degli eurobond, un certo pooling e del rischio e dei poteri decisionali e del debito dei paesi membri ad un livello sovranazionale. Gli olandesi, per esempio, comprensibilmente da un lato, per quanto pericolosamente, fuggono questa possibilità con insistenza. E tra le proposte Van Rompuy ce ne sono un altro aspetto commento è quello dell'unione fiscale, il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance che è stato firmato a marzo e che adesso si spera, è passato il referendum irlandese, si spera che entrerà in vigore il 1 gennaio, che è un buon esempio in realtà, perché in questi dettagli abbiamo assistito a molti compromessi nella storia dell'integrazione europea, che è una storia del compromesso, e il compromesso non sta a me dirlo, ma non è certo male, ma a volte il diavolo sta nel dettaglio, e almeno mi vedere per esempio nel trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance, sì, c'è l'enunciazione che gli stati membri incentivano l'occorrenza, costringeranno o desiderano costringere gli altri stati membri ad un certo tipo di politiche di bilancio che poi una buona casalinga sarebbe probabilmente stata in grado di attuare, non voglio dire. E poi se si va a vedere, per esempio, questo trattato, uno dei punti più dubbi è che gli mancano sostanzialmente i denti, nel senso che sì, che questa è una novità. Uno Stato membro che non si attenga alle obbligazioni derivanti da quel trattato potrà essere defetto alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia non è un organismo della pietà.
però deve essere deferito non dalla commissione, ma per esempio, ma da un'altra alta parte contraente. E gli esempi di uno Stato membro dell'Unione Europea che richiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di decidere sopra un'azione di un altro Stato membro dell'Unione Europea si possono contare sulle interne. Ora, e poi le riforme barocche, che sono l'ultima cosa, che sono, anche qui, sono sicuramente delle cose assolutamente necessarie nella situazione attuale, e delle cose estremamente, estremamente interessanti. Bisognerà vedere come verranno declinate, comunque la speranza non manca, anche perché è con questo pacchetto di proposte, con l'ultimo consiglio, che finalmente si è avuto l'impressione di smettere di vivere in un pollaio in cui la commissione propone che so, un regolamento su maggiore coordinamento macroeconomico eccetera eccetera, e dove poi non si capisce più dove sia. Queste proposte, se non altro, sono chiare e lineari, sono quattro. E a mio modo di vedere, questo è un approccio che ha citato anche l'onorevole Della Vedova, l'asino, se mi passate l'espressione, casca sulla quarta proposta, che è quella di un aumento di legittimità democratica e di accountability. Ora, deficit democratico è un termine estremamente spugnoso, quindi preferirei non utilizzarlo. Diciamo che abbiamo un problema di rapporto, un problema di legittimità innanzitutto, nel senso che la legittimazione dell'Unione Europea è un problema storico per via della natura del processo di integrazione europea. È un problema in un certo modo di deresponsabilizzazione in alcuni campi degli stati membri che hanno spesso fatto, e questa è la mia, hanno spesso fatto uso dell'integrazione europea per deferire ad un livello superiore delle scelte che possono essere indesiderabili sotto il profilo politico. Per dire alla Commissione è un grigio burocrate, le misure politicamente troppo sensibili a livello nazionale purtroppo le deve prendere la Commissione. Sto ovviamente semplificando al massimo. Il terzo è un problema strutturale sul ruolo, per esempio, del Parlamento europeo, che è assolutamente rilevante, ma c'è un bello studio dei professori Bardi e Katz sulla creazione di un su come si potrebbe arrivare ad un sistema partitico transnazionale. Nel frattempo non ci si è, per esempio uno dei sintomi più gravi, a mio modo di vedere, è che le elezioni al Parlamento europeo non trattano mai di temi europei, trattano sempre di questioni contingenti di politica nazionale. In Inghilterra, per dire, si vota pro o contro il governo, o anche pro o contro l'Unione Europea come Italia, ma mai delle singole cose. Quindi, sotto il profilo della democraticità, l'altro aspetto sul quale si è cercato di fare molto, ma in realtà è una montagna particolare, è quella della partecipazione dei parlamenti nazionali nel processo di governance europeo. È stato istituito, ormai sono 12 anni, il Yellow Card System, che voi tutti conoscerete sicuramente meglio di me, che ha un certo numero di problemi. C'è un parlamento nazionale, 8 settimane di tempo per dare un'opinione ragionata su una questione della quale sente che vada ad incidere negativamente sul principio di sussidiarietà. Se un terzo dei parlamenti nazionali, di cui ciascuno ha due voti, uno per camera, non lo sbaglio, se un terzo dei parlamenti esprime un'opinione negativa riguardo, la Commissione dovrà rivedere la proposta. C'è il Presidente della Camera che presenta, che sicuramente conosce i regolamenti parlamentari molto meglio di me, ma 6 settimane per organizzare a livello europeo una cosa di questo tipo, non si è mai arrivati a più di 3 opinioni negative sulla proposta. Quindi questo tipo di problemi in fondo sono, a mio modo di vedere, il problema fondamentale al momento dell'Unione Economica e Monetaria. C'è la congiuntura, e la congiuntura va presa con i mezzi più adatti e con i mezzi necessari possibili. C'è la necessità di legittimità, la cui assenza renderà, a mio modo di vedere, vaga o inutile nel lungo periodo. Grazie.
ringrazio anche per detto, ringrazio anch'io i nostri giovanissimi relatori, anche perché hanno fatto uno sforzo. Trovate in cartella i loro paper e leggendoli troverete spunti davvero molto interessanti per comprendere questi due fenomeni. E noi abbiamo voluto idealmente unire in questo tema. Si usa spesso la climatologia per individuare, diciamo, come dire, la crisi araba e quella europea, no? Si usa la primavera araba e l'autunno europeo. Le mezze stagioni come categoria politica. In effetti l'incertezza di queste due crisi non rende ancora possibile un'analisi compiuta. Sono fenomeni troppo vicini nel tempo che stanno progredendo e quindi dobbiamo guardarli, a mio parere, con grande speranza e ottimismo, perché si tratta di sfide epocali che l'Europa deve contribuire a giocare in percorso. Adesso chiamo al tavolo dei relatori i professori Vittorio Emanuele Passi, Giancarlo Blangiardo, Mohamed Mahana e Salvatore Zecchini. Li ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito e mentre ci raggiungono vi do qualche informazione di servizio. Da due ore è online il nostro sito web in modalità provvisoria, all'indirizzo fondazioneagenda.it. In questo sito troverete già gli organi di questa fondazione, il comitato scientifico ancora in modalità, diciamo, provvisoria, quattro dipartimenti tematici: politica globale, trasformazioni della politica, innovazione sociale e non ricordo il quarto, economia e qualità della vita, grazie anche. E troverete i primi programmi di ricerca, uno è tra l'altro sulla primavera araba, quindi è un tema che abbiamo intenzione di continuare con un progetto annuale di ricerca coordinato dall'amico Sabun Bordoni, l'altro invece coordinato dal professor Carlo Mogardini, che ringrazio, invece sul futuro dello Stato, nazione in Europa tra economia e politica. Troverete anche alcuni materiali, i primi articoli di alcuni membri del comitato scientifico e, come dicevo, i paper che sono stati appena presentati. Andiamo subito invece al panel e do la parola al professor Vittorio Emanuele Passi, ordinario di relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha insegnato anche nell'Università di Princeton, Georgetown, Cornell, St. Anthony's College, eccetera. È uno dei più acuti editorialisti della stampa e di Avvenire su questioni di politica internazionale. Ringrazio e vi do subito. A un quarto d'ora mi hanno detto, per cui sarò semplicissimo. Mi do quattro ore appunto in due periodi diversi, in due organizzazioni diverse. Innanzitutto vorrei riflettere su quello che è successo nel mondo arabo, per trovare alcuni elementi caratterizzanti, sia pure nelle grandi differenze che sono state. Insomma, a mio avviso, tre fasi innanzitutto vengono chiuse. Sono delle cose che finiscono nel mondo arabo, in lungo periodo. Innanzitutto finisce l'11 settembre e il post 11 settembre. Cioè finisce l'idea che il mondo arabo è un posto di terroristi islamisti. Questa categorizzazione del mondo che poi e le reazioni che sta portando dopo il 11 settembre non ci sono più. Le rivoluzioni arabe accantonano questo fatto più e meglio di quanto abbiano fatto i conflitti in Afghanistan e in Iraq. La seconda cosa che si verifica, che si chiude, è la chiusura dell'epoca coloniale e postcoloniale. I regimi che cadono erano regimi caratterizzati complessivamente danno un'estimazione legata alla lotta contro il colonialismo europeo per il raggiungimento dell'indipendenza effettiva o della vera indipendenza, questo al regime libico, al regime egiziano, al regime stesso siriano, al regime tunisino, e discorso. Questo tipo di estimazione non funziona più, non è più un elemento che può essere esibito nei confronti dell'opinione pubblica. La terza cosa che si chiude, ed è la terza grande matrice storica che cambia, e l'idea che l'ordine
e l'idea che il mondo arabo si potesse contenere solo dall'esterno in qualche modo, cioè utilizzando attori regionali non arabi. Israele, l'Iran, la Turchia erano considerati gli attori del Medio Oriente, gli attori effettivi. Beh, questa cosa finisce sostanzialmente, si apre l'opportunità e vediamo cosa si apre. Questa cosa non è più, questa rivoluzione dà per la prima volta agli arabi la possibilità di tornare in qualche modo protagonisti e artefici del loro destino, come è stato osservato da uno storico di Oxford molto importante, il storico del mondo arabo, e da 500 anni che questa faccenda non era più possibile, che il mondo arabo era stato in qualche modo controllato dall'esterno, cioè nella sconfitta degli arabi rispetto agli ottomani all'inizio del 500, del 1500. Che cosa aprono però queste rivoluzioni? Innanzitutto aprono un elemento importantissimo, che le dinamiche endogene prevalgono sulle dinamiche esogene. Il mondo arabo si modifica non perché dall'esterno ci sono pressioni, ma perché dall'interno non si riescono a contenere e organizzare delle altre pressioni. C'è una riscoperta dell'arabità, quello che era stato il mito panarabo, il mito nel senso il grande valore del panarabismo che aveva alimentato le rivoluzioni degli anni 50, in qualche modo riemerge, ma riemerge dal basso, per così dire, non come fattore di mobilitazione da parte di diritti militari. Questo apre la possibilità, per quanto complicata, è stato detto prima, alla sostituzione di regimi che erano diventati sempre più regimi esclusivi, cioè regimi sostanzialmente neopatrimonialistici, in cui chi governa lo Stato possiede le risorse del paese, a regimi nuovamente inclusivi. Però non più inclusivi come i vecchi regimi nasseriani degli anni 50, cioè di un populismo inclusivo, ma in realtà poco attento a quelle che erano le dinamiche sociali, ma di un'inclusività che deve sperimentare vie nuove all'interno delle quali possono essere possibili anche la formazione di stati più legittimi perché dotati di maggior consenso e forse in prospettiva anche più democratici. C'è una rilevante eccezione. È stato osservato come nel Golfo tutto sommato non si è verificata grandi rivoluzioni. Quello che sia importante sottolineare sia questo, che queste rivoluzioni arabe che non sono concluse adesso, ma che avranno un effetto, se quello che abbiamo detto fino adesso è sensato, quindi se questi elementi di cambiamento strutturale sono elementi di cambiamento storico, la portata di queste cose è destinata a durare, l'apparente stabilità delle monarchie del Golfo non deve ingannare. Perché dico questo? Perché le monarchie del Golfo resistono perché paradossalmente sono gli stati meno stati del mondo arabo, cioè sono compagnie sostanzialmente. Le monarchie del Golfo sono governate come companies, non come paesi. Lo vedete anche nel meccanismo di successione, nel meccanismo di cooptazione al governo, che assomigliano più di più a un consiglio di amministrazione di una società che non a un governo, di un qualunque forma di governo istituzionalizzato. Questo rende queste monarchie molto resilienti al cambiamento grazie alla straordinaria dotazione di risorse con cui è possibile sostanzialmente comprare il consenso di ristrette cittadinanze, e contemporaneamente però rende queste stesse monarchie molto difficilmente riformabili, ancora più difficilmente riformabili degli altri stati. Se c'è qualcosa che assomiglia molto alle monarchie del Golfo è la parabola della Repubblica di Venezia, non me ne vogliate, ma nel senso che anche la Repubblica di Venezia era un sistema basato su una larga partecipazione delle elite al governo, ma sulla sostanziale irriformabilità. Venezia ha resistito per secoli al suo declino, ma di fronte a un vento forte di cambiamento è caduta nel giro di una notte. Questo per quanto riguarda, diciamo così, un'analisi che mi perdonerete, è molto perentoria, un po' argomentata, su quello che è successo sul mondo arabo, quello che potrebbe succedere. Due parole invece sul tema del collegamento che mi è stato richiesto tra, diciamo così, Europa e il mondo arabo. C'è un elemento comune all'Europa e al mondo arabo che è la introversione. Tanto l'Europa quanto il mondo arabo sono molto introverse, sono estremamente poco attente a quello che accade fuori, e in questa fase anche l'Europa è estremamente poco condizionata da quello che accade fuori. La costruzione europea, da molti aspetti, è stata una costruzione introversa a livello continentale, perché evidentemente riguardava stati-nazione che guardavano la dimensione continentale come una dimensione esterna. L'altro elemento in qualche modo è però la consapevolezza di appartenere a una koinè culturale e politica che travalica i confini nazionali, però con una particolarità. In questa fase storica, quel momento almeno, la riscoperta dell'arabità, della comune appartenenza araba,
è servita in qualche modo a travalicare i confini nazionali dei singoli stati, a innescare una rivoluzione in un paese, a farla poi portare negli altri attraverso la consapevolezza che c'erano elementi comuni ai diversi regimi, problemi comuni alle diverse società ed elementi culturali comuni molto importanti. In questo momento l'Europa, l'appartenenza degli europei alla comunità culturale e politica europea rischia di scatenare un fenomeno opposto. È vero quello che è stato detto prima, che sicuramente è una sfida per l'Europa, tutto vero, però contemporaneamente accanto a questo c'è il ritorno alla chiusura dentro i confini nazionali. Lo vediamo in un paese che, per dirla così con una battuta, è stato bravissimo finché è stato là di fare pool, la Germania, cioè di tirare gli altri, ma che è assolutamente in difficoltà, ce lo deve fare pool, condividere con gli altri, i debiti in questo caso. Questo è un problema sostanziale che differenzia, diciamo così, l'appartenenza a una comunità che travalica il dato nazionale. Ci sono due lezioni poi infine che arrivano dal mondo arabo. Per noi europei abituati, cresciuti in questi anni all'idea della lezione morale dell'Europa e tutta quella retorica europea che ha spesso appesantito i buoni valori europei, stiamo imparando che la lezione che ci viene dal mondo arabo è per noi europei, tra i fondatori, diciamo così, dell'idea di democrazia rappresentativa, che non si può aggirare il problema del consenso. Non si può aggirare il problema del consenso politico. Nessun governo illuminato, perché guardate che tutte le repubbliche militari che si sono affermate negli anni 50 nel mondo arabo erano repubbliche che volevano rendere migliore il sistema, mandare via governi corrotti, modernizzare, non si può pensare che si può aggirare il consenso. Ma non si può aggirare il consenso perché è poco democratico, non si può aggirare il consenso perché i governi che non si pongono di fronte alla sfida di ottenere il consenso dei propri cittadini sono alla fine deboli e quindi non riescono a fare, diciamo così, quelle riforme, quei cambiamenti che nei momenti di transizione sono invece assolutamente necessari. E questa è una lezione che non riguarda l'Italia, questa è una lezione che riguarda l'Europa, dove tecnocrazia e populismo sono due facce della medesima medaglia su cui dovremmo riflettere. C'è una seconda lezione, anche su questo e concludo, su cui noi europei dovremmo fare molta attenzione. Se a chi guardasse distrattamente la cronaca di questi mesi potrebbe sembrare che il pendolo della storia torni indietro. Dopo aver detto che il Pacifico era il centro dell'evoluzione, chiaramente quant'altro, torna a essere il vecchio Oceano Atlantico, nella sua propaggine mediterranea, il centro del mondo. E tutto sommato noi ci ritroveremo a essere ben posizionati, un po' come accadeva durante la Guerra Fredda, in cui l'Europa sfruttava il fatto di essere ben posizionata rispetto alla divisione che spiegava, diciamo così, l'unità del sistema politico internazionale. Ecco, credo che questa sia un'illusione pericolosa. L'Europa è molto interessante per gli Stati Uniti oggi semplicemente perché è un punto da cui possono provenire una quantità di problemi giganteschi e non perché è un partner per la gestione della sicurezza internazionale, a meno che l'Europa non si mostri in grado di poter raccogliere la sfida contro l'umanità. Quindi non sta tornando indietro la storia, è qualcosa di diverso, la storia continua ad andare avanti e va avanti in una direzione non così facilmente afferrabile da parte nostra. E questo lo vediamo proprio nel Mediterraneo. Dobbiamo smettere di pensare che il Mediterraneo è la propaggine orientale dell'Oceano Atlantico, che il Golfo è l'uscita del Mediterraneo, e iniziare a pensare che in realtà il Mediterraneo è sempre più l'estrema propaggine di un Oceano Pacifico, dell'Oceano Indiano e del Golfo Persico. Negli Stati Uniti non si guarda più al Mediterraneo come la propaggine orientale dell'Atlantico, ma si guarda al Mediterraneo come la propaggine estrema dell'Oceano Indiano. Perché lì si concentrano le sfide per gli Stati Uniti, lì si concentrano le sfide per l'ordine internazionale. E guardate che questo avrà conseguenze non solo per l'Europa, ma nel lungo periodo avrà conseguenze anche per l'analisi della questione arabo-israeliana. Perché guardare al mondo mediterraneo e medio orientale, immaginando che il punto focale sia il Golfo Persico, l'Oceano Indiano e il Pacifico, sia invece il rapporto transatlantico, il Mediterraneo e quindi poi il Golfo Persico, cambia radicalmente i termini della questione e riposiziona anche l'importanza relativa degli attori. Grazie. Bene, grazie, buonasera a tutti. Allora, il tema demografico, quando si parla di autunno europeo e primavera araba, tutto sommato dice delle cose che alla fine sapevamo già, cioè che ci sia una differenza di comportamento tra le due aree è piuttosto noto. Quello che può essere interessante semmai è capire però la dimensione di questa differenza in maniera possibilmente oggettiva e le tendenze
e magari in che misura, fino a quando queste differenze esisteranno, oppure se eventualmente in qualche modo si va verso una convergenza. Io ho fatto un confronto tra due aree così definite. Sud Europa, come vedete, sono questi paesi, c'è di tutto, compreso la Santa Sede, che sono di quelli grossi, sappiamo quali sono, e Nord Africa. La dimensione complessiva oggi è 155 a fronte di 209, quindi già, come si vede in maniera molto evidente, c'è stato un sorpasso tra le due aree. Aree che negli anni 50 erano 50 milioni contro 100 milioni, quindi eravamo decisamente superiori noi. Il sorpasso è avvenuto, il sorpasso andrà avanti, il sorpasso si genererà distanze che vanno accentuandosi. Quello che però farei notare, ed è la parte sotto, è che mentre noi, in Sud Europa in sostanza, è un 20% della propria area dell'Europa e rimane il 20%, per quanto riguarda il Nord Africa, adesso ha una quota piuttosto consistente, ma progressivamente rispetto all'Africa va perdendo posizioni. Quindi vuol dire che nell'Africa non è la componente più dinamica dal punto di vista demografico, perché ben sappiamo che le dinamiche vivaci sono quelle dell'Africa subsahariana. Poi naturalmente vado veloce su queste cose che tutti sanno, c'è una convergenza, nel senso che quello che si chiama la transizione demografica, in un certo senso l'avvicinamento tra mortalità e natalità che porta alla crescita zero, ecco, da queste quattro curve lo vedete, e cioè la curva azzurra è natalità loro, nostra, quell'altra ovviamente è Nord Africa, il resto è Sud Europa, sono ancora distanti, però convergono verso la mortalità, in un certo senso insomma si arriva a una situazione, e in prospettiva sarà così, in cui anche l'Africa del Nord, così come già avvenuto per l'Europa del Sud, arriverà ad avere crescita zero determinata dall'incontro tra natalità e mortalità. Quindi questa è un po' la direzione. Le tendenze di fondo delle componenti, anche qui non scopro nulla di nuovo, il tasso di fecondità, il numero medio di figli per donna, quello che misura la capacità di una popolazione nel riprodurre se stessa. Ora sappiamo, l'Italia in particolare, ma non solo l'Italia, che siamo largamente sotto il ricambio generazionale, la linea scura e il grafico sotto, siamo Europa del Sud, come vedete siamo largamente sotto ai due figli per donna, quindi non riproduciamo quanto basta per come dire, ricostruirci. La cosa non è ovviamente analoga per quanto riguarda l'Africa del Nord, perché i valori sono ancora superiori a 2, ma siamo passati dai 7 figli per donna degli anni 50 ai 2,5 di oggi, quindi si va in quella direzione, così come si va in quella direzione rispetto alla sopravvivenza. C'è ancora una differenza, noi campiamo in media 80 anni, cioè il bambino da noi ha un'aspettativa di vita di 80 anni, da loro ha un'aspettativa di vita di 10 anni inferiore, però come vedete entrambe le curve vanno verso l'alto. Questo non è rilevante perché naturalmente poi comporta cambiamenti quantitativi e qualitativi della popolazione. Un elemento che comunque ancora ci distingue è questo, noi siamo quarantenni, loro sono ventenni. Cioè è stato già ricordato in precedenza, l'età mediana, cioè quella che in qualche modo è lo spartiacque, metà stanno sotto, metà stanno sopra, ebbene l'età mediana per l'Europa del Sud è 42 anni, per il Nord Africa è 25 anni. Quindi c'è ancora questa profonda differenza, anche se, come vedete, l'invecchiamento della popolazione non è solo un fenomeno nostro, ma è un fenomeno di tutti. Quindi col tempo arriverà anche lì, e questa è un'altra di quelle cose da mettere in conto. Volevo soffermarmi su questo che apparentemente è più complicato da comprendere, però a me piace di più, nel senso che è il segnale della differente vivacità delle due aree. Cioè cos'è questa cosa? Questa cosa io l'ho chiamato il patrimonio demografico, per capirci. Se voi prendete una popolazione, popolazione con le diverse età, tenete conto appunto in funzione delle diverse età, della speranza di vita residua di ciascun abitante e fate la somma, avete il patrimonio demografico di quella popolazione. Cioè avete quanti, in questo caso miliardi di anni, quella popolazione si aspetta ancora di vivere complessivamente. Naturalmente il variare nel tempo di questo patrimonio dà un'idea di quanto sia vitali o non lo sia. Ebbene, questo giochino, chiamiamolo così, riferito all'Europa del Sud, mette in evidenza che il patrimonio complessivo è intorno ai 7 miliardi di anni vita futura, laddove dall'altra parte sono 11 miliardi. Ma quello che io credo sia più interessante è quindi, in media quanti anni di vita residua aspettano ogni abitante. Perché? Perché noi abbiamo, come Europa del Sud, 43 anni di vita residua, mediamente. E siccome campiamo 80 anni, siamo, diciamo, mediamente oltre il mezzo del cammino di nostra vita. Loro hanno 70 anni di vita media, mettiamolo così,
e ne hanno ancora davanti 49-50. Non è rilevante, perché è chiaro che una popolazione che ha un futuro davanti a sé è una popolazione che investe, che gioca il proprio futuro, si sacrifica, se volete, per il proprio futuro. Ecco, noi non siamo così, e noi dobbiamo faticare, perché dobbiamo lavorare per un futuro che tutto sommato non è enorme, e loro hanno comunque questa prospettiva maggiore. La cosa non è rilevante. Peraltro il loro patrimonio cresce, quello che ho chiamato il PIL demografico, ogni anno ogni paese produce un pezzo del proprio futuro. Ve lo faccio vedere sull'Italia. L'Italia, il PIL demografico dell'Italia, cioè se noi prendiamo nell'anno 2010 e contiamo quanti anni di futuro sono stati prodotti dalla popolazione italiana e quanti poi sono stati consumati per qualcuno che muore e per il vivere, ecco, il bilancio è questo. La popolazione italiana ha un PIL demografico di 61 milioni di anni vita e ha consumato nel 2010 59 milioni di anni vita. Quindi in qualche modo siamo rimasti attivi, però provate a vedere la differenza tra le due colonne di sinistra. Il contributo, anzi ma non ce l'ho qui, il contributo dei flussi netti di immigrazione, ed è il penultimo da sinistra, copre la bellezza di 16 miliardi. Insomma, in poche parole, la popolazione italiana è vero che è in equilibrio, ma dei 61 miliardi che ha prodotto di futuro, di proprio futuro, ne ha importati 16 milioni attraverso la migrazione. Ecco, questa contabilità ci dà un'idea del noi siamo abituati a volte a fare il conto nati morti, che è dalla parte sopra. Se facciamo il conto nati morti, ripeto, l'esempio è sull'Italia, 857 mila morti, 562 mila nati, la differenza fa ridere, 4% in meno, chi se ne importa. Proviamo a ragionare col discorso di prima. Se andiamo a contare il potenziale degli anni di futuro prodotti, 45 milioni attraverso le nascite, e gli anni consumati, 59 milioni, il deficit non è il 4%, è il 32%. Ecco, questa è l'Italia, questa è l'Europa del Nord, o del Nord, insomma, la parte mediterranea dell'Europa. A fronte di questo, naturalmente, c'è, e vado verso il finale, c'è una popolazione che è decisamente molto più vivace. È vero che dobbiamo condividere l'invecchiamento, quindi che la componente anziana cresce, però come vedete noi cresciamo a un certo ritmo, il Nord Africa cresce a un ritmo decisamente diverso, ma soprattutto la grande differenza è qua, è quella dei giovani, è stato ricordato prima, uno dei motori del cambiamento. Beh, i giovani nel Nord Africa, 55 milioni salgono a 68 milioni, i giovani del Sud Europa 31 milioni, 24 milioni, è proprio tutta un'altra storia. E questo è, a mio parere, la profonda differenza, ed è quello che in qualche modo poi potrebbe spiegare i flussi migratori e quant'altro potrebbe venire poi in seguito. Queste ultime due cose mettono in evidenza l'elemento differenziante, cioè la variazione della fascia 20-34 anni. Allora, come vedete, nel Nord Africa l'effetto generazionale, cioè la differenza tra chi entra tra i giovani e chi esce dai giovani, è e sarà in prospettiva sempre positivo. Semmai sarà negativo l'elemento emigrazione, ed è la riga che sta sotto la linea. Nell'Europa è esattamente il contrario. Cioè noi abbiamo, come dire, un contributo in termini di giovani che arrivano, ma abbiamo e avremo un ricambio generazionale fortemente negativo. Il finale della storia è il seguente. Allora, abbiamo visto le profonde differenze, e allora a questo punto si tratta di capire come eventualmente favorire la gestione di queste differenze e la valorizzazione di queste differenze. In demografia c'è un concetto che è quello del dividendo demografico, è sostanzialmente questo. Si dice che i paesi del Nord Africa, ma forse ancora più dell'Africa subsahariana, stanno e vivranno in prospettiva un periodo di apparente tranquillità dal punto di vista demografico, in questo senso che avranno meno giovani, perché comunque la natalità è scesa, ma non avranno ancora anziani. Avranno un forte potenziale in termini di forza lavoro, ma non grandi carichi dal punto di vista del welfare. Ecco, questo è il loro dividendo demografico. Questa è la grande opportunità che dura, è una finestra aperta ancora per un paio di decenni, poi cambia anche da loro, come vedete. Ebbene, è la grande opportunità che si presenta a questi paesi. Vale per il Nord Africa nel complesso, vale, qui lo vedete, per i grandi nel Nord Africa, per tutti sostanzialmente. Allora, il finale del discorso è sostanzialmente questo. Ci sono le differenze. Dobbiamo decidere se trasformare la popolazione da peso, da fardello, a opportunità. Ecco, la vera scommessa per gli equilibri mondiali, perché poi l'Africa è l'elemento portante degli equilibri mondiali, è proprio su questo.
la capacità che potremmo avere nel riuscire a trasformare, magari valorizzando come ha detto il dividendo demografico, nel valorizzare le risorse umane, quindi evitare che arrivino i barconi, ma fare in modo che ci sia comunque uno sviluppo capace di valorizzare in loco ciò che è presente in loco. فالخوارج مثلا والمعتزلة والزيدية والعلويين وبعض كثيرة من فرق الشيعة الإمامية إلى آخره تؤمن بضرورة الثورة بل والعنف الثوري كسبيل لإزالة الظلم والاستبداد. أما تيارات الإسلام السياسي الحالي التي نجحت في فرض واقعها السياسي على الساحة الثورية فهي لا تمثل مفهوم الدين الصحيح فيما يتعلق بالثورة من الناحية العلمية، ومن ثم لا يمكن اختزال الدين إلى ما ذهبت إليه هذه التيارات من تفسيرات تتوافق مع منهجها البراغماتي ومفهومها السياسي لعملية التغيير. فالجماعات السلفية مثلا والتي تدعي الانتماء للمدرسة التقليدية لأحمد بن حنبل التي ذكرناها، هذه المدرسة المفترض أنها لا تؤمن بالعنف في التغيير، وكانت تقف على موقف مناهض للثورة حتى اللحظة الأخيرة، وفجأة بمجرد أن ظهرت بوادر نجاح الثورة ظهرت هذه الجماعات على الصورة على الساحة بصورة واضحة وغيرت من خطابها إلى النقيض تماما، ثم ما لبثت أن دخلت معترك السياسة الحزبية غداة الثورة لتزاحم الفصيل الأساسي الآخر المعروف بالإخوان المسلمين والأكثر نضجا والأقدم في هذا المجال. والإخوان يأخذون بقول المأثور عن أحد الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي مقتضاه أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن الله يفرض بالحاكم والسلطان ما لا يمكن أن يفرض بالقرآن، يعني بذلك أن عندما يقل التقوى من قلوب الناس فيكون القرآن أقل تأثيرا من الحاكم. وهذا المشكلة ليست في ما قال الله وما قال الرسول، وإنما المشكلة دائما كانت في الفهم فيما قاله الله وقاله الرسول، لأن هناك كثير من الآيات القرآنية والأحاديث ما يعطي مفهوما معارض لهذا تماما، وهذه الآيات مذكورة ومترجمة في الكلمة كقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن التغيير لا يأتي إلا من الداخل أولا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون يولى عليكم، إلى آخر هذه المعاني. وفي الحقيقة نجد في المفهوم الصوفي حلول عميقة ومبتكرة لموضوع الثورات عموما، وهي أن الأحكام في نظر الصوفية تتدرج دائما
ما بين ما يسمى الحقيقة والشريعة أو القدرة والحكمة أو الغيب والشهادة، بمعنى أن الثورة هي قانون إلهي لوا يونيفرسال، في حين فمن هذا المنظور نحن نؤمن بها. أما من حيث الواقع العملي فالثورة تعرض النظام العام والوطن إلى مخاطر ربما قد تودي به تماما، فمن ثم تقف الأحكام هنا موقفا حذرا من الثورة. هذا باختصار شديد. وعلى كل حال أستطيع أن أختم بالقول بأن الثورات العربية لا يزال الحكم عليها مبكرا والأيام حبلى بالمتغيرات. وشكرا ومعذرة على الإطالة بسبب التكرار. شكرا. Sulla primavera araba, su questa rivoluzione, deve essere sospeso perché sono troppo vicine nel tempo e sono soprattutto ancora, come dire, in fieri. È interessante questo excursus sulla cultura islamica, sulla strumentalizzazione del fatto religioso. Anche in Europa, in secoli passati, sappiamo qualcosa sulla strumentalizzazione, per esempio, del cristianesimo a fini politici. Quindi si ritrovano nella tradizione islamica elementi che favorirebbero la rivoluzione, ma in un senso totalmente diverso da quello che potremmo comprendere, no? Leggendo per esempio i giornali, quindi in un senso molto più, se ho capito bene, intimistico, pietistico, no? Piuttosto che politico e sociale. Grazie ancora al professor Mani. Adesso la parola al professor Salvatore Zecchini, economista dell'Università di Tor Vergata, per un ultimo intervento sui temi economici, quindi sulle prospettive economico-commerciali aperte dalla primavera. Il tema di questo dibattito è stato presentato come l'autunno europeo e la primavera araba, che vuol dire parlare sostanzialmente della crisi europea, del fermento in corso nel mondo arabo, che sono due eventi molto diversi nella genesi, negli sviluppi possibili e anche nelle implicazioni. L'accostamento potrebbe addirittura sembrare troppo ardito, se non foriero di cattivi auspici, se non fosse per l'esistenza di singolari analogie di cui è bene che i governanti tengano conto nel loro atteggiare, le loro politiche, tanta la convergenza di interessi tra le due aree. Quali le analogie tra i due fenomeni che sono degne di considerazione sotto il profilo economico? E qui è necessaria una premessa diversa da quella che abbiamo sentito finora, e cioè il fermento arabo tocca più o meno tutti i paesi del mondo arabo, tuttavia non possiamo etichettarli sotto un'unica definizione, perché nel mondo arabo noi abbiamo sostanzialmente tre gruppi di paesi, quelli dotati di risorse energetiche e minerarie e poveri di popolazione, quelli dotati di entrambe le risorse e di popolazione,
e quelli che sono dotati più di popolazioni che di risorse naturali. Quindi, volendo affrontare il tema di questo confronto, penso che bisognerebbe limitarsi solo ai paesi del Nord Africa, dove troviamo esempi di due categorie, cioè paesi che hanno un'abbondante popolazione e non sono così dotati di risorse petrolifere e minerali, e paesi invece che hanno molte di queste risorse e poca popolazione. Dove stanno le analogie? La prima sta nel rallentamento economico, e qui bisogna ammettere che il grande fermento arabo nasce sì da un anelito di democrazia, ma c'è anche un anelito a migliorare il tenore di vita, un miglioramento che pervada tutta la società, che sia equamente condiviso tra i vari strati sociali, piuttosto che concentrarsi su alcuni segmenti della popolazione. E questo anelito nasce, come in parte è stato accennato, da un confronto col vicino europeo, che ha mostrato al mondo arabo che è possibile coniugare democrazia e progresso economico e sociale. Com'è naturale attendersi, la primavera araba non ha portato finora maggiore ricchezza, ma piuttosto maggiore incertezza, maggiore disoccupazione, nuove spinte all'emigrazione, stasi negli investimenti e nel turismo, peggioramento nei conti pubblici e di quelli con l'estero, rallentamento nell'espansione del prodotto nazionale e dei commerci. Queste sono delle conseguenze molto inquietanti, perché rafforzano una linea di tendenza che si è affermata nello scorso decennio, che mostra una lentezza nella crescita del reddito pro capite e un rialzo della disoccupazione già elevata. Quindi noi ci troviamo di fronte a un problema sempre più urgente: come assorbire questa crescente disoccupazione, che è sostenuta da quelle tendenze demografiche che sono state accennate poc'anzi. E qui noi vediamo aspetti di analogia tra quello che avviene nella sponda sud del Mediterraneo con quello che sta avvenendo nella sponda nord, ovviamente partendo da posizioni molto diverse. Abbiamo un rallentamento economico europeo, un rallentamento grave, ed è un rallentamento che interagisce pesantemente con quello dell'area della sponda sud del Mediterraneo. E qui vorrei citare una stima che è stata fatta recentemente dal Fondo Monetario Internazionale con riferimento all'area europea e all'area del Medio Oriente e del Nord Africa, che tende a mostrare come la recessione in corso nell'economia europea porterà ad una riduzione di 3.25 punti della formazione di reddito nazionale nell'area MENA, cioè un abbassamento di 3.25 punti della linea di tendenza di crescita del prodotto nazionale di questa area. Sono i canali del commercio internazionale, del turismo, delle rimesse immigrati, dei flussi finanziari dall'estero, che fanno da meccanismi di trasmissione delle conseguenze nefaste della crisi europea. A questo punto è naturale porsi un quesito:
questi aspetti negativi che noi riscontriamo nell'area cosiddetta MENA hanno un carattere transitorio, cioè con il superamento della recessione europea possiamo dare per scontato un ritorno ad una crescita prepotente delle economie che si trovano oggi in una fase di transizione nel Nord Africa. Oppure abbiamo delle debolezze profonde che richiedono radicali cambiamenti nelle politiche di questi paesi MENA, altrimenti non avremo mai questo, diciamo, sussulto di crescita forte. A mio avviso la risposta sta in entrambi questi aspetti. Da un canto il superamento della recessione europea gioverà all'area MENA, ma non sarà sufficiente a riportare queste economie su una traiettoria di crescita sostenuta. Per quali motivi? Se noi andiamo ad analizzare i ritardi dello sviluppo economico di quest'area, troviamo dei fattori molto precisi. In primo luogo, gli impedimenti alla imprenditoria. Il tasso di formazione di nuove imprese in questa area MENA è nettamente inferiore a quello che si riscontra in altre economie emergenti. E noi non dobbiamo dimenticare che l'imprenditoria privata è la chiave di volta per creare più occupazione di quanto non sia stata creata negli ultimi decenni. Secondo fattore, l'eccessiva dilatazione del settore pubblico e delle imprese statali, che altera completamente le condizioni di concorrenza sul mercato. Un'analogia qui con la nostra area in qualche misura. Terzo elemento, le regolamentazioni restrittive del mercato del lavoro e della formazione dei salari, che costringono una grande massa di lavoro nell'economia sommersa. Quarto fattore, e qui devo dirlo e bisogna ammetterlo, l'assenza di trasparenza e di responsabilizzazione nella pubblica amministrazione, l'eccesso di burocrazia, le vischiosità nei sistemi di assunzione dei lavoratori e, last but not least, la corruzione. E qui vorrei citare un elemento estremamente significativo. Solo un terzo circa delle donne in età di lavoro partecipa al mondo del lavoro nei paesi MENA. Altro fattore, le falle nel sistema di istruzione e anche di formazione professionale, che non permette alle imprese di attingere a un serbatoio di maestranze qualificate. Ultimo elemento che io vorrei citare è il protezionismo nel commercio sia all'interno che verso l'estero. Ora, in questa elencazione di fattori senz'altro ci sono elementi di contatto con l'esperienza europea, ma questo non vuol dire che l'Europa debba concentrarsi solo ad attuare le sue riforme e non prestare molta attenzione alle riforme necessarie nel mondo arabo. Anzi, io ritengo che sia essenziale avere una sorta di interazione nel condurre avanti questo processo di riforme economiche e sociali nell'area MENA. E qui citerò molto velocemente, perché già il mio tempo è esaurito, 5 punti su cui l'Europa potrebbe impegnarsi. Sottolineo l'Europa, non sto parlando dell'Italia isolatamente.
Il primo è sul piano commerciale, dove piuttosto che perseguire i soliti accordi generalizzati di liberalizzazione, generalizzati e asimmetrici, bisognerebbe fare degli accordi molto più settoriali, specifici, basati su una simmetria di concessioni, con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle imprese dei paesi MENA alle catene internazionali del valore. Secondo elemento, l'Europa dovrebbe impegnarsi a aiutare questi paesi a migliorare i loro sistemi di istruzione della popolazione e di formazione delle forze di lavoro, in particolare di maestranze qualificate. Terzo elemento, un accordo tra Europa e questi paesi per la protezione degli investimenti stranieri, altrimenti i flussi di capitali verso quell'area non assumeranno la consistenza necessaria per il decollo economico di quei paesi. Quarto punto, uno stretto coordinamento delle strategie energetiche delle due aree che consenta con opportuni investimenti di venire incontro al tempo stesso al desiderio degli europei di realizzare la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre l'impatto climatico e dall'altro lato ai paesi dell'area MENA di sfruttare al meglio le loro risorse di gas naturale e di energie rinnovabili. Quinto e ultimo punto di riferimento per un approccio congiunto è quello di una partnership pubblico-privato che coinvolga l'area europea e l'area MENA nelle realizzazioni delle grandi reti dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti, reti energetiche, reti di telecomunicazione. In tutto questo non vi è niente di radicalmente nuovo rispetto al passato. Quello che è nuovo è che la posta in gioco oggi è molto più alta che nel passato, perché il successo della primavera araba è altresì il successo dell'area dell'euro, quella che io definirei la primavera dell'euro, alla fine si misurerà su due piani. Uno, la condivisione democratica del potere di guidare entrambe le società verso mete di progresso e l'altro, la capacità di rispondere effettivamente sul terreno alla domanda di questi popoli di vedere migliorato il loro standard di vita. Io sono abituata a persone che non rispondono, non risponderò alla tua domanda. Però il mio giro, esatto, faccio quello che tutti fanno in tutti i miei ospiti. Intanto diciamo auguri alla Fondazione, il tema è molto interessante. Però risponderò come fanno i politici, cioè mi devo ancora l'altro. Dunque, non c'è dubbio che c'è un'ovvia situazione di fatto nel vedere che c'è un autunno dell'Europa e una primavera araba. La domanda vera è se la primavera araba sarebbe stata la stessa con gli stessi effetti se l'Europa non fosse nel suo autunno. Cioè, e secondo me c'è invece proprio un legame diretto di causa effetto che è stato positivo per la primavera araba. Naturalmente quando io parlo dal punto di vista dell'Europa non ci si può compiacere dell'autunno del proprio patriarca, dell'autunno europeo, io parlo di autunno occidentale in generale, ma dal punto di vista arabo il diminuire negli ultimi due anni e mezzo del potere del grande controllore occidentale è stato sicuramente un elemento liberatorio che ha permesso alle primavere arabe e al mondo arabo, in prima fase positivamente, nella seconda fase sarebbe meno positivamente,
di vivere più liberamente di se ci fossero stati degli interlocutori molto incisivi, molto presenti in questo mondo. Spero di essermi fatta capire, insomma, cioè se noi avessimo avuto un Occidente forte come prima, soprattutto nel Medio Oriente e nel Grande Medio Oriente, noi probabilmente avremmo avuto la moltiplicazione di casi come quelli libici. La ragione per cui noi non abbiamo fatto tante altre Libie, è inutile che ci, insomma, voglio dire, su questo dobbiamo essere molto chiari, semplicemente perché l'Europa e gli Stati Uniti sono entrati rapidamente in una fase di crisi e si sono rapidamente ritirati da quello che era il loro tradizionale territorio di intervento, che erano i paesi arabi. Io offro, diciamo, questa mia posizione ed è molto importante, secondo me, vedere questo, perché pone in una differente prospettiva quello che l'Europa deve fare e quello che stanno vivendo i paesi arabi. In altre parole, il fatto che i grandi protagonisti del Medio Oriente siano indeboliti è il grande elemento di continuità di sviluppo della politica in quella regione. Noi abbiamo avuto prima il grande ferro con la prima guerra del Golfo, che è stato l'effetto appunto dell'Iraq, l'effetto del ritiro della grande influenza sovietica. Secondo me oggi noi stiamo vedendo, non come causa-effetto, ma sicuramente come uno degli effetti laterali, nelle primavere arabe, in quello che sta succedendo in Medio Oriente, uno degli effetti del ritiro della grande influenza del mondo occidentale in Medio Oriente. Questo secondo me è una prospettiva su cui noi dovremmo ragionare. Ovviamente questa cosa è stata positiva per molti versi, perché diciamo, c'è stata una sola Libia e la Libia è stata, diciamo, un'operazione piuttosto discutibile, diciamo, è stata affrettata, è stata gestita male, non ne sappiamo ancora le conseguenze, eccetera. In generale la debolezza dell'Occidente ha permesso alle primavere arabe di vivere un periodo senza immediatamente doversi confrontare con la vicenda di oddio, stiamo con gli americani o stiamo contro gli americani, stiamo con l'Europa o siamo solo il neocolonialismo europeo, eccetera. In questa seconda parte la mia tesi, che poi non è solo la mia tesi, devo dire, insomma, l'ho letta da qualche parte perché non sono una tale fine analista politica. La seconda parte prova questa tesi è il ruolo che sta avendo intorno alla Siria e in generale sulla ricostruzione di tutta la seconda parte delle primavere arabe, l'attivizzazione di una serie di paesi, di cui soprattutto uno, l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, voi sapete, tutti gli esperti ce l'hanno qui, è apparsi di là, insomma, io sono una dilettante su questi, invece è uno serio. L'Arabia Saudita ha mantenuto, come diceva lui giustamente, anche nella sua espressione di politica estera, l'attitudine della company, della great company. Cioè noi paghiamo qualcuno che fa per noi la politica estera. Abbiamo bisogno di qualcuno che interviene, abbiamo bisogno di qualcuno che ci intermedia. Si va a Londra, si paga un grande intermediatore e l'Arabia Saudita fa un'operazione indiretta. Questo è sempre stato, come dire, una grande forza dell'Arabia Saudita. In questo caso l'Arabia Saudita si è mobilitata. Si è mobilitato creando a un certo punto un fronte dei principati della zona interna, non soltanto in forma di autodifesa, ma in forma anche, diciamo, attiva, in particolare sulla Siria. Ora, qui non è stato detto, ma in Siria quello che sta succedendo è che l'Arabia Saudita e molti altri paesi, noi non sappiamo ancora il pieno range di questa storia, stanno finanziando i ribelli. Assad ha tutte le sue cause, però non tentiamo di dimenticare il fatto che quello che succede in Arabia Saudita è una guerra civile in cui c'è di mezzo anche fortissimamente la mano di alcuni paesi, di cui l'Arabia Saudita è una. L'altro grande paese che si è attivizzato è stata la Turchia. Questi due paesi si sono attivizzati per la prima volta così fortemente proprio perché l'Occidente non può, probabilmente non sa e ancora di più non vuole più intervenire in Medio Oriente. Perché se io devo fare una previsione, vi dico che secondo me il grande cambiamento strategico che noi vedremo tra 10 anni non sarà, non so come sarà finito l'Egitto, non sarà, insomma, tutte queste robe così, ma sicuramente ci diremo una cosa, che questo è stato il momento in cui, grazie alla debolezza dell'Occidente, il mondo arabo si è attivizzato e ha preso per la prima volta
il destino della propria politica nelle proprie mani. Se questo va bene o se questo va male, io non lo so. Noi dobbiamo prendere atto di una cosa, che da quando è cominciata la crisi con l'Occidente non abbiamo più una politica estera quasi da nessuna parte. Siamo tutti molto, diciamo, ovviamente stiamo molto a guardare noi stessi, anche se nel 2014, perché mi pare che sono le previsioni sulla ripresa e sono spostate dal 2013 al 2014, opportunamente dopo le elezioni del 2013 in Italia, quindi voglio dire che questo è un passaggio interessante, anche se ci fosse una ripresa economica molto presto, io non credo che la politica estera dell'Europa possa essere solo quella di finanziare e di finanziare. Io penso che, come corollario di questo, e ho finito, io credo che dobbiamo dire che l'Occidente, l'America ha qualche cosa in ballo, diciamo, più guardando, passando dalla Cina sul Medio Oriente, come diceva giustamente, il modo di guardare diceva farsi un altro, insomma, l'Europa deve prendere atto che noi non abbiamo più una politica estera da 2 anni. Quindi se vogliamo fare un discorso sull'autunno dell'Europa, mettiamoci dentro anche il fatto, mi dispiace dirlo, di misura che purtroppo si è preso questa disgrazia, insomma, la politica estera dell'Europa non esiste. Mi dispiace di contraddire le aspettative, quelle con... e mi spiego per quale... E mi spiego, la primavera araba ha colto tutti di sorpresa, tutti. Io ero allora in Afghanistan e vide negli occhi sbarrati dei talibani con i quali cominciavamo a parlare, continuiamo a parlare, e di quelli vicini anche ad Al-Qaeda, del quale si stanno, mi auguro, distaccando, l'occhio terzo. Perché erano stati colti di sorpresa tutti, noi in Europa, gli Stati Uniti, tutti i paesi arabi, e lo stesso per fortuna Al-Qaeda. In polverone, l'accusa che abbiamo e ci siamo fatti tutti, ma perché avevamo gli occhi chiusi? Bene, questo si applica anche a chi avrebbe voluto prendere la bandiera della primavera araba e giocarsela, invece gli è stato tolto il vento dalle vele. Un fatto positivo. Cosa riceva l'Europa in quel momento? Anche quando era ricca e capace di avere una politica estera, beh, lavorava sulla stabilità, la parola chiave era stabilità, anche al prezzo di sostenere regimi forse sgradevoli, anche al prezzo di chiudere un occhio sui diritti umani e affari naturalmente. Stabilità e affari. Questo è cambiato, l'abbiamo sentito da chi ha parlato prima di noi, nuova generazione, internet, la vera rivoluzione non ha calpestato una sola bandiera israeliana e una sola bandiera americana, non c'entrava niente. La demagogia o la retorica del passato era tutto riguardo lavoro e soprattutto dignità. Ebbene, a questo punto ci siamo riadeguati? Beh, non lo so veramente se abbiamo adesso la capacità di farlo, per questo sono d'accordo con Lucia, la capacità, perché ci sta cogliendo il momento di debolezza economica e quindi anche di capacità politica, e due, perché in effetti la primavera araba ha cominciato a cambiare natura. Do l'esempio, fase 1. Fase 1 è rivoluzione dei giovani e da parte dei tiranni, dittatori, regimi di 42 anni o 44 anni, aspettare che il caldo, che la pioggia, la stanchezza e un certo atteggiamento paternalista sperando che finisse i giovani avesse luogo. Tunisia invece non ha avuto luogo, Egitto non ha avuto luogo, gli altri hanno capito la lezione, Yemen, hanno deciso di invece agire con durezza, Bahrain e ancora di più in Libia, e quello che abbiamo visto e sta avvenendo in Siria, in poche parole una mutazione della reazione dei regimi a quello che appariva infatti qualcosa di irreversibile e tuttora noi. Allora dove siamo noi in queste varie fasi? A parte il fatto che non abbiamo più la possibilità di intervenire in termini economici, forse è anche una cosa giusta. Abbiamo la capacità invece di accompagnare, sostenere, accompagnare in migliore maniera questo cambiamento dalla primavera all'estate, e nel mondo arabo l'estate dura a lungo per fortuna,
ed è durata dunque anche nel mondo occidentale, quando abbiamo avuto le nostre rivoluzioni. Non ne avviene un miracolo un giorno all'altro, anzi quello che è avvenuto in Tunisia, è avvenuto l'altro giorno in Libia, le elezioni in Egitto, dove in effetti si è dimostrata una formula turca, in poche parole. Parlare di fratelli musulmani non deve farci paura, a condizione che quello che dicono e che fanno è coerente più o meno con quello che sarebbe le aspirazioni della gente comune, come ho visto anche in Libia. Conclusione, oggi l'Europa ha l'occasione non di sostenere la stabilità ad ogni costo e chiudere un occhio, ma fare come l'Italia può fare, e qui c'è un po' di politica estera, da ponte, visto che siamo nel G8, visto che siamo nell'Unione Europea, visto che siamo nel G20 e soprattutto visto che siamo nel Mediterraneo, nei confronti dei paesi arabi che hanno bisogno di essere aiutati gradualmente nella democrazia, con l'economia e con sostegno alla democrazia. Conclusione, forse è un bene a volte nella vita non avere la capacità di intervenire, perché diamo spazio a loro a rimboccarsi le maniche, cosa che stanno facendo. Grazie. Questa portata. Io desidero in primo luogo ringraziare gli amici della Fondazione Agenda per questa nuova apertura. Andiamo ad una politica che respiri o cerchi di respirare con i polmoni del confronto interculturale, il confronto anche interculturale. Grazie tanto a Marco. Grazie agli illustri ospiti di questa pomeriggio, a Fasi, a Arrangiato, il professor Mahama, Università di Al-Azhar, un personaggio del corpo con un tavolo, se no alcune necessità poi sarò chiara nel confronto tra il nostro mondo e la cultura sovrichino ci ha annunziato, è brava come giornalista, ma abbiamo scoperto questa sera quando ce ne fosse necessità che è più brava della risposta che ha fatto. Sottosegretario del nostro governo, un uomo che conosce per esperienza personale sul campo la realtà così complessa della musulmana, non solo, non so se ricorda, sottosegretario, una volta che ci siamo incontrati nostra presidenza diplomatica di Kabul, qualche ora dopo il bombardamento a cielo. Quindi nessuna presunzione di concludere un convegno, qualche considerazione sì. Vado anche io ovviamente per flash l'esigenza di tempo. Si può parlare di primavera araba, io ho qualche dubbio, perché sono casi molto diversi tra di loro, perché l'evoluzione dei vari paesi non necessariamente sarà la medesima, perché l'Islam non è un monolite, ci saranno tante questioni che poi sposteranno da una ipotesi positiva ad una meno positiva se non negativa l'evoluzione della situazione in Brasile, in Egitto, in Libia, la maggior parte del Nord Africa. Perché parlare di primavera araba, io credo che sia necessario da parte di noi europei, in particolar modo di noi italiani, fare un bagno di realismo, mettere definitivamente da parte la doppia tentazione con la quale in modo alternato abbiamo seguito o saltato gli eventi, la prima tentazione è quella dello scetticismo. Arriverà il giorno in cui vi piangerei. Sono i pochi che nascevano in età, c'era anche in ambienti insospettati la tentazione di dire ma l'Islam è incompatibile con la democrazia, poi saremo chiamati a fare i conti con questa realtà così dura da accettare. Certamente è stato detto, c'erano delle tendenze magari inconfessabili nel posto coloniale, c'era una inveterata abitudine nel garantire stabilità e quindi anche affari economici, ma non neghiamolo noi stessi.
quando questo vento della cosiddetta primavera araba ha fatto cadere regimi nei confronti dei quali l'Europa si è in qualche modo assuefatta, c'è stata anche una reazione di timore che avverrà dopo. Il timore che era anche fondato su degli oggettivi di difficoltà. Una sorta di pendolo contemporaneamente a questo timore, l'entusiasmo eccessivo. Pensare che per davvero potesse nascere una democrazia liberale, una democrazia laica, una democrazia plurale. Abbiamo letto con la stessa, ma non per l'opinione analisti, analisti e osservatori, letto affermazioni che stridevano in segno opposto rispetto a quello che tanto stridevano, che diceva forse rimpiangeremo i regimi che oggi cadono, espressioni altrettanto enfatiche come se fosse possibile di punto in bianco salutare la nascita di governi e di società liberali, laiche. Fatta questa considerazione, compagno di Renzi, lasciamo da parte questa opposta tentazione, questa opposta noia, questa opposta speranza. Guardiamo con maggior rispetto nei confronti della realtà, quella che è la condizione almeno delle società a noi più vicine, quelle con cui abbiamo anche maggior distacchezza storica e abitudine quotidiana al contatto. Quindi non voglio, non sarei capace, tra l'altro, fare analisi omnicomprensive, anche perché l'Islam non è una vita, parlare della Siria e degli Yemen può servire certamente in una logica tipo didattico o schematico. Stiamo all'insegna di un bagno di umanismo abbordato, realtà tra l'altro molto diverse da quella che con quello dell'Egitto. Dico delle banalità per una platea così avveduta, ma ragionare dell'Egitto senza conoscere il ruolo che all'interno di quel paese hanno le forze armate, ruolo storicamente fondativo egiziana dai tempi di Nasser, paragonare il ruolo delle forze armate egiziane a quello che possono avere le forze libiche dove hanno già usato le milizie create da locali, è tutto diversa nel modo di vedere la Tunisina per la forte influenza che quel paese ha avuto la presenza francese nel corso del tempo. Allora, all'insegna del realismo, poniamoci un'altra questione. Se oggi la vera sfida è con quali modalità e in quanto tempo queste società, questi popoli si avvicineranno al modo di vivere occidentale, al modo di vivere europeo. Mi ha fatto particolarmente impressione che il professor Mauri, con la competenza che ha, con gli studi che ha fatto, abbia detto che sono popoli che in qualche modo cercano di salire sul carro, sul treno della vostra civiltà, del vostro progresso. Allora, se la questione più o meno è questa, io credo che il punto di partenza del ragionamento debba essere abbastanza è compatibile l'Islam con la democrazia? Sarà il tempo a dare la risposta, certamente c'è una compatibilità valoriale, ma non possiamo negarci un dato di realtà. Ecco il realismo che è il modo di animare l'Europa, l'Occidente. La nostra democrazia, come l'abbiamo conosciuta e costruita negli ultimi due secoli, presuppone una condizione che non è propria delle società arabo-musulmane. Non lo dico per sottolineare la superiorità di non c'è superiorità, non c'è inferiorità, c'è un'oggettiva differenza. La nostra democrazia che negli ultimi due secoli presuppone una società secolarizzata, una società che in qualche modo ha fatto i propri valori della rivoluzione francese. Il mondo arabo musulmano vive in una condizione oggettivamente profondamente diversa. E il richiamo alla Sharia, e noi occidentali non abbiamo ancora preso, non è il richiamo alla guerra santa,
non è l'invito a prendere le armi, è una considerazione secondo la quale nella unità, nella comunità di credenti, il precetto religioso non può e non deve essere disatteso dalla legge dello Stato. È un assetto profondamente diverso da quello di società laiche, di società secolarizzate, in cui il pilastro della nostra democrazia è la netta separazione, data Cesare, tutti di Cesare. Non si può pretendere, non possiamo pretendere che questa differenza, che non uso nemmeno il termine ritardo, già qualche notte, questa differenza possa essere colmata nell'arco di poco tempo, men che meno possiamo pretendere che questa differenza possa essere colmata con la esportazione di una condizione. Quanti problemi, lo stesso momento in cui si intendeva esportabile la democrazia, intesa come valori condivisi. I valori non possono essere esportati. Quella considerazione di una società che deve essere divisa nettamente tra sfera religiosa e sfera civile, è un naturale contenuto. Io credo che la sfida sia proprio quanto tempo sarà necessario, quali forme di maturazione e di sviluppo ne saranno. Nella identità arabo-musulmana la dimensione religiosa è primaria, è consustanziale, fondamentale. Certamente nel tempo evolverà, si attenuerà, scomparirà, non lo so, ma il rapporto tra la nostra Europa laica, tra la nostra Europa secolarizzata, tra la nostra società, in cui anche per i credenti è ben chiaro, dato Cesare, anche per i credenti, il rapporto tra questa nostra società e le società, i regimi, che fioriranno è un rapporto che dovrà essere costruito nel corso del tempo sulla base della reciproca e migliore conoscenza e con l'importanza degli scambi interculturali, dell'università, e con l'importanza di vedere uno sguardo della politica un po' più lungo rispetto a tutti. E credo che uno degli elementi sui quali dobbiamo riflettere, perché giocherà un ruolo importante in questa trasformazione, in questo reciproco conoscersi, uno degli elementi sarà inevitabilmente quello relativo al dato demografico. Il professor Blangiardo ha richiamato i trend demografici, non ha detto perché era sottinteso inevitabilmente la questione della immigrazione, quindi della integrazione, sarà sempre di più una questione. Aggiungo qualche cosa in più. I figli dei primi immigrati arabo-musulmani nella nostra società saranno inevitabilmente più laici del padre e del padre. Possono certamente avere anche delle regressioni, delle tentazioni identitarie che portino ad abbracciare una generazione, ma credo che la norma porterà il numero, porterà come dire la preponderanza, sarà quella anche delle generazioni più laici. Come si rifletterà il numero crescente gli arabo-musulmani residenti in Europa, residenti stabilmente in Europa e in Italia, cittadini di paesi europei, educati ad una cultura certamente più laica, anche se rispettosi, ovviamente, ancora rispettosi dei principi dei padri, come si rifletterà nel rapporto con i paesi di origine, con quella umma, con quella identità che in qualche modo è la radice questi europei con ascendenze, con culture, con radici di carattere islamico. Io credo che questa sia una delle grandi questioni aperte.
proprio perché la demografia determina le conseguenze, ha una sua forza, una sua progressione. E ultima considerazione, come noi europei dobbiamo accompagnare senza paternalismo questa fase così densa di incognito, di prospettive e di incognito. Io credo che la cartina di tornasole consisterà sostanzialmente nella verifica degli atteggiamenti su due questioni molto diverse tra di loro, che apparentemente non sono collegate, ma che, a meno del mio ragionamento, hanno bisogno. La prima è quella di cui tanto si parla, il rispetto dei diritti civili, a partire dal rispetto. È una grande questione, non perché nel Corano la donna abbia un ruolo inferiore, come dice, non ne ha mai letto nemmeno la più volgare traduzione, bensì perché nella società non secolarizzata c'è un ruolo diverso, neanche superiore. È una delle grandi questioni sulle quali inevitabilmente occorrerà vigilare, occorrerà evitare che possano essere nei nostri canoni culturali delle palesi violazioni di quello che è uno dei principi fondamentali della nostra società democratica. L'altra questione è ancora più intrigante, perché mi accennava Lucia, non c'è ombra di dubbio che l'affermarsi di democrazie endogene, per usare l'espressione di Parsi, nel mondo arabo musulmano, ad esempio, una grande storia positiva. Ci siamo sempre detti che una delle questioni per le quali il rapporto tra l'Occidente e Israele era un rapporto privilegiato è che Israele rappresentava l'unica democrazia nell'ambito del mondo. È certamente positivo che nascano le democrazie endogene nel mondo mediorientale, nel mondo arabo musulmano. Ma la cartina di tornasole agli occhi dell'Europa e dell'Occidente sarà proprio il rapporto che queste democrazie avranno con un'altra democrazia. Altra democrazia che non è certamente assimilabile per alcune questioni, come la comunità religiosa, come Stato, la Rico, Israele, la Francia, la Francesa, ma credo che sia inevitabile che nel prossimo futuro, quando saranno ancora più numerose le democrazie musulmane, il rapporto con l'altra democrazia, diciamo non assimilabile allo standard europeo di società laica, Israele, sia una delle questioni che inevitabilmente saranno al centro del dibattito culturale del periodo di Parigi. Ecco perché rifletterne oggi, cercando di guardare un po' al di là del contingente, credo che sia importante, e nella modestia non solo delle mie capacità della Fondazione Agenda, è quello che abbiamo cercato di fare fin da questa sera. Grazie.